Allora, raga, sono arrivato a San Donato, praticamente ci sto solo io, assurdo, follia, e fra poco dovrebbe arrivare l'autobus. Speriamo bene perché, non lo so, mi sto un attimo... A few moments later. Signori, l'ho fatto una cazzata. Appena avrò un momento di tempo, ve la racconto. Sono qui apposta, sono veramente qui apposta. Se almeno voi non ne fate. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Perché diavolo sono partito da qui? C'è un mondo da raccontare. Riavvolgi tutto. Forza. Salve a tutti e bentornati nel canale. Per chi non mi conosce, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi vi porto un contenuto che spero sia ispirazione per tanti e vi racconto quelle poche regole che, diciamo, dovete seguire, che io purtroppo alle volte mi scordo di seguire. Affrontare una o più, diciamo, trasferte in modo economico. Allora, questo video lo sto facendo per cercare appunto di ispirare più persone possibili ad affrontare una trasferta. Perché nonostante il fatto di andare da soli, nonostante ci sono dei momenti noiosi, tra molte virgolette. Le trasferte si possono affrontare anche da soli. Come potete vedere, vi faccio vedere nel video, nel vlog, perché questo è un vlog. In questa settimana mi sono fatto ben due trasferte a Milano. Sono partito, ovviamente, per chi mi conosce lo sa, parto da Roma, vicino Roma. Sono andato a Milano per ben 2 giorni. Sono andato e tornato, andato e tornato. Ora, ovviamente si fa in modo che io ho la fortuna di avere un lavoro che mi permette di fare questo, lasciando stare che questa settimana ero in ferie, però posso assicurarvi che si può affrontare una trasferta in modo economico da soli, ovviamente sperando in un lavoro che ti dia la possibilità di farlo per avere, diciamo, i giorni per farlo. Sono andato a vedere come primo concerto di mercoledì sera Alestorm, Gloryhammer, Windrose e Rumaoi. Andiamo subito a vedere questo concerto e nel frattempo che vi faccio vedere un po' com'è andata, vi racconto alcune cose. Allora, signori, eccoci qui. Sono le 7 di mattina, praticamente sono le 7 di mattina, mancano 3 minuti, ovviamente fa un freddo boia e niente, io come al solito sto andando a prendere il treno, questa volta il treno ce l'ho alle 9 e questa volta sarò da solo. In questo vlog spero di essere un po' più sintetico, ma soprattutto essere un po' di ispirazione per tutti, per farvi vedere un po' come sono le trasferte da soli, come si affrontano le trasferte da soli, per farvi vedere che non è una cosa impossibile. Diciamo che ne ho fatte parecchie e oggi voglio farvi vedere, insomma, come si fa. E spero di essere un po' di ispirazione. Ecco. Allora, sono alla Dispoli e ovviamente il treno ho fatto una regionale cazzata. 12 5 6 7 delle ore Allora, oggi ho 7 preso il biglietto online e praticamente invece di prendere la Dispoli Roma ho preso Roma la Dispoli. Per cui GG. Speriamo bene, speriamo che non mi rompano le palle. Comunque, 7:20,
vediamo un po'. Spero che fra poco arriva il treno, perché sennò oggi poi sto da solo, quindi GG. Niente raga, allora sono arrivato qua, ho detto praticamente nella storia su Instagram, non so se la metterò effettivamente sul video, però vabbè. In poche parole, a Roma Termini mi hanno visto con questa fotocamera, solo perché c'avevo un microfono sopra, solo perché stavo così con sta, poi con il braccetto quello per tenerla. Sono venuto in là, mi hanno detto guarda qua dentro non si può riprendere. Io avevo fatto un video per far vedere che il treno che dovevo prendere, e mentre ero sceso dal treno, in poche parole, vabbè, è andata a finire che mi hanno fatti cancellare, anziché non mi hanno fatto la multa, voglio dire, santo Dio. Ah vabbè, hanno cominciato a dire perché qui serve il coso, qui serve il permesso de qua, de là, vabbè, cancello molto tranquillamente, non mi frega niente. Allora, queste 3 ore di treno praticamente sono passate abbastanza tranquille, ma molto veloci, devo dire. Mi sono messo a leggere Guerra e Pace, per chi mi segue su Instagram ha visto che stavo leggendo Guerra e Pace, e perché ho trovato un gruppo di lettura. Io seguo molti bookstagram, molte persone che appunto parlano di libri su Instagram, e ho trovato questo gruppo di lettura, quindi sono un po' indietro con le tappe, devo recuperare, quindi ho preso la palla al balzo per recuperare un po' la cosa. Detto questo, io adesso devo trovare il punto dove ho l'ostello e vado a posare la roba, e poi mi faccio un bel giretto qui a Milano. Ecco, bello, faccio un bel giretto, faccio un po' di riprese, così almeno colgo l'occasione. Vedo che qua c'è un sacco di roba per fare street photography. Mi piace parecchio. Implementerò qualcosa, infatti. Regà, a tra poco. Allora signori, sono praticamente qui sotto dove ho preso la stanza, quindi ho visto dove alloggerò, però peccato che il check-in ce l'ho alle 3 e niente, ho suonato, non mi ha risposto nessuno, infatti vabbè, e mo vado a fare un giretto, mo faccio, innanzitutto devo mangiare e poi niente, farò un giretto per Duomo, mi visito un po' di cose. La prima cosa che mi sento in dovere, diciamo, di dirvi è questa: se avete il check-in a un determinato orario, cercate di andarci a quell'orario, anche se arrivate in anticipo, perché poi purtroppo succede questo. È successo, in poche parole, che io non sapevo a che ora arrivavo a Milano e ho messo il check-in abbastanza tardi, verso le 3-4, adesso le 3 erano se non mi sbaglio. Io ovviamente sono arrivato a Milano verso le 1, mezzogiorno, adesso non ricordo, mezzogiorno, forse 1 di pomeriggio. Io pretendevo di andare lì e fare subito il check-in, mi sono dovuto scontrare con la realtà. Il check-in l'ho dovuto fare all'ora che avevo prenotato. Mi sono fatto un giretto, come poi vedrete, e poi niente, mi sono fatto il check-in in l'orario giusto. Tutto qui. Non è un po' di storia? Comunque devo dire, qui va sempre, nonostante lo vedi spesso, cioè spesso, vabbè, tutte le volte che sono venuto qua, il Duomo ci sono sempre passato, fa sempre... Guarda che roba, fa sempre... sempre una cosa troppo bella da vedere, c'è niente da fa, c'è veramente niente da fa. Il Duomo, regà, è il Duomo, forse è l'unica cosa bella di qua a Milano, il resto.
Allora, raga, sono arrivato nella stanza. Preso una stanza a Piazzale Loreto e guardate un po' che roba. Aspetta. Che roba. Cioè, non c'ero mai stato qua. Devo dire, tanta roba. Mo me vado a preparare, tanto sentite un macello qua sotto, porca miseria. Boh, vabbè. Comunque, mo me vado a preparare e penso lascio il telefono altri 5 minuti in carica e vado, perché mi si deve caricare. Ma la prepara. Madonna, raga, 7:40 di mattina. Sono rosso come un peperone, come potete vedere. Sto quasi sbocciato. Qua sotto suonano già dalle 6 di mattina, ma è normale qua a Milano che suonano con la macchina. Vabbè, e allora io ho il treno alle 9:15. Io adesso vado a fare colazione e nel frattempo trovo un posto dove buttarmi per raccontarvi com'è andata ieri sera, che è stato un devasto. Ah, nel frattempo non so se si vede, ma ho lasciato il telefono a caricare le storie su Instagram. Guardate quante sono. Avevo detto ieri sera le caricavo, ma praticamente qua in stanza c'era altra gente che dormiva e non volevo far casino e l'ho caricata adesso, quindi stanno caricando. Piccolo appunto prima di andare avanti. In molti magari pensano che prendere un ostello sia, boh, non lo so, che vogliono, diciamo, tutti i comfort, tutto quanto. Allora, se dovete andare a risparmio, prendetevi un ostello e non ve fate problemi soprattutto a prendere un ostello, perché tanto, regà, è andato tutto bene. Non è la prima volta che l'ho preso. Ne ho preso uno anche a quando sono andato alla Reunion The Rhapsody. E devo dire che questa volta è un signor ostello. Era un signor ostello, nonostante tutto. Era praticamente un albergo con una camera quadrupla. Solo che ovviamente non eri con tre tuoi amici, ma eri con due persone che non conoscevo. È andato tutto bene, come vi ho raccontato in quel momento. Praticamente io sono arrivato, non ho trovato nessuno quando ho fatto il check-in. Quando sono arrivato in stanza stavano già tutti dormendo e quando me ne sono andato non c'era nessuno, per cui, raga, meglio di così non mi poteva andare. Ho speso pochissimo, stava all'uscita della metro e io gli ho lasciato una bella recensione perché se lo meritava. Per cui, raga, non ve fate problemi sotto questo punto di vista. Fidatevi, non vi fate problemi. Ci tenevo, ecco, a specificarlo. Ah, raga, sono le 8 di mattina, sono passato praticamente in cucina, cioè sono passato davanti alla cucina, una puzza d'aceto, visto uno che stava a cucina. Ma sono le 8 di mattina, porco zio, sei matto? Obviously, ma dov'è che vuoi fare colazione? Ma dimmi dove che vuoi fare colazione, se non al Mac. Dov'è che vuoi fare colazione se non al Mac? Vabbè, la colazione, dai. La colazione.
Immagino che se fate un'esperienza del genere l'ansia vi si mangerà, perché mi si è mangiata anche a me. Il problema è quando avete il treno il giorno dopo, perché magari potete sicuramente avrete l'ansia di non svegliarvi, diciamo che non suoni la sveglia, che qualsiasi cosa possa succedere. Allora, io adesso vi racconto al volo un po' quello che è successo. Io la sveglia l'ho messa praticamente sull'orologio questo qui, sulla Mi Band, e pensate che l'avevo messa il giorno, la sera mentre ero al concerto, solamente perché appunto avevo l'ansia avevo l'ansia di non svegliarmi o di scordarmi la sveglia. Fatelo in un momento in cui siete tra molte virgolette lucidi, se avete paura di dimenticarvelo, soprattutto quando avete il treno presto. Quindi mi sento in dovere di darvi questo consiglio, così, anche se lo so che è un consiglio abbastanza futile, fuori luogo. Cioè, chi è che si scorda la sveglia? Nessuno si scorda la sveglia in un momento del genere. Però, se vi fa stare meglio, ecco, il mio consiglio è mettetela, che ne so, pomeriggio per il giorno prima. Controllatela prima di andare a dormire, ovviamente. Così almeno state tranquilli, quando arrivate in camera non dovete mettere la sveglia, la controllate e dite state a posto. La sera vi svegliate, la mattina vi svegliate. Poi io soprattutto, essendo in un ostello, ho messo questa qui della band, perché appunto non sapevo a che ora si svegliavano i miei compagni di stanza, e appunto avevo paura di mettere una sveglia, fare macello e svegliare tutti. Fortunatamente, ecco, io ho questo, il Mi Band mi ha salvato la vita, poche parole. Trovate, diciamo, un modo per svegliarvi senza fare casino, mettetela, non è un problema se svegliate la gente. Cioè, per esempio, io ci ho avuto la fortuna che si sono svegliati senza sveglia loro, però insomma, vedete voi. Mettete la vibrazione sotto il cuscino, fate quello che volete, insomma. Però diciamo, ecco, il discorso era questo che volevo farvi. Allora raga, sono arrivato a centrale e mi prendo 5 minuti, poi vado a prendere il treno, e perché per raccontarvi i primi due gruppi, poi il resto ve li racconterò sul treno, tanto nel montaggio vedrete tipo di seguito quasi. Allora, Rummahoy e Windrose, come sono stati? Rummahoy e Windrose, raga, hanno spaccato una cifra. E a parte che hanno spaccato tutti, chi più chi meno hanno spaccato tutti. E allora, i Rummahoy, vabbè, io li conoscevo, mi sa che mi sono perso un album per strada, perché le prime non le conoscevo. E quando hanno fatto i loro Cavalli di Battaglia, che so, Welcome to the Sea, e oddio, quell'altra, mo non mi viene in mente il nome, però vabbè, regà, folli proprio, bellissimi. Poi loro entrano col passamontagna, sono ignorantissimi, cioè sono un po' come erano gli Alestorm all'inizio, anche se non tutti mi diranno che è così, però vabbè, l'ignoranza più o meno è quella. Per quanto riguarda i Windrose, allora, i Windrose, raga, io l'ho visti tante volte, questa dovrebbe essere tipo la quinta volta, e vi posso dire che finalmente stanno vivendo il loro periodo d'oro, stanno praticamente per adesso, cioè posso e cresce, però penso che sono al massimo della loro ascesa, che penso che ancora possa salire, però si vede proprio la passione che ci mettono e quanto sono stati coinvolgenti, cioè sono stati di un coinvolgente, ragazzi, manco ve lo immaginate. Io vi posso giurare che non li ho mai, mai, mai visti così in forma. Mo sarà che comunque dici, oh vabbè, stanno a suonare con la Riemer, con gli Alestorm, con i Rummahoy, stanno a fare un tour europeo della Madonna, cioè
la carriera loro sta proprio ai massimi termini, ci posso sta. Però è veramente il periodo d'oro per vedere i Windrose. E se vi dovesse capitare, andateli a vedere, raga, perché spaccano una cifra. E mamma mia, cioè, raga, mamma mia, hanno spaccato veramente i culi, ma tanto, tanto, tanto. E niente, vado a prendere il treno. Allora, raga, sono arrivato a Roma e vabbè, in viaggio non c'è stato niente di che. Io spero che l'audio vada bene perché lo vedo abbastanza alto. E dicevo, allora, mo vi racconto. E allora, Glory Hammer e Alestorm, mi era rimasto da raccontare quello. E allora, i Glory Hammer hanno spaccato, perché hanno spaccato, lì non ci sono dubbi. Il problema è stato un po' la prova del 9 per un nuovo cantante, e io me l'aspettavo sinceramente. Allora, come cantante è molto bravo, perché io non c'ho niente da dire sull'abilità canora di... Oddio, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, e il problema è che... raga, parliamoci chiaro. La presenza scenica di Thomas era assurda, e purtroppo lui c'ha ancora tanto, tanto, tanto da imparare. Perché, cioè, si vede proprio che sul palco sì, è abbastanza bravo a muoversi, però ancora c'ha tanto da imparare, e confronto a Thomas non va, cioè, ve lo dico sinceramente. Però comunque Glory Embers, Glory Ember, ragazzi, cioè, poco da poco. Ve li consiglio di andare a vedere perché spaccano comunque. E niente, speriamo che prima o poi prenda un po' di dimestichezza sul palco. Quanto riguarda gli Alestorm, raga, sta botta non si sono regolati. Gli Alestorm sono stati dei fenomeni, ma a parte quello, cioè, che sul palco sono dei mostri, delle loro canzoni riescono a farti veramente emozionare, riescono a farti ballare, riescono a fare cose incredibili. Ma poi guarda come ci ha triggerato come ci ha triggerato Christopher. Follia. Cioè, Christopher non si è proprio regolato, ve lo farò vedere. Però lo show degli Alestorm è stato impeccabile. Tra l'altro hanno fatto salire, vabbè, Beef Guy, che ormai si sa che sale, e Coso, che Capitan Yarface ha fatto Stuga, ma che dovrebbe essere la stessa persona poi. Non ne so sicuro perché Beef Guy sta senza passamontagna, però la stazza è quella. Quindi niente. No, gli Alestorm hanno spaccato veramente i culi, soprattutto alla fine quel matto un culo di Christopher, che si è buttato dal palco e ha fatto crowd surf. E vabbè, è follia. Io mentre stavo lì dicevo, questo è un matto un culo, questo è un matto un culo. E niente. Allora, io sono quasi arrivato al mio binario. Come al solito devo arrivare ai laziali, che stanno in culo al mondo, a qua a Termini, binario 27. Tra l'altro, se ci fate caso, sto passando di fuori, perché sti pezzi di merda se no mi fanno spegnare le telecamere e mi fanno cancellare tutto quanto. Quindi onde evitare tutto, fatto passo di fuori, non me inculo nessuno e via. Niente, raga, allora, penso che questa giornata è finita così, anche perché io praticamente sono quasi tornato a casa. E allora, per sabato molto probabilmente non porterò la Sony, perché sarò tutto il giorno a Roma, sì, scusate, a Milano. Sarò tutto il giorno a Milano e voglio stare un po' più comodo, anche perché non so se al Legend Club hanno il... come si dice? Il... io quanto tanto per attrezza, non so se hanno il guardaroba, ma poi andare in giro con sta cosa che tutto il giorno è
un dito al culo, perché poi mega mi devo portare solo lo zaino. Ah, mi devo portare pure lo zaino del cambio e tutta la roba che è. Quindi sto andando in giro con due zaini. Niente, raga, per questa prima giornata è tutto. Per questa prima trasferta è tutto. Ci vediamo sabato, vediamo come andrà. Ciao raga. Ah, dimenticavo. Sto sul treno, speriamo che non me rompano le palle. Allora, ho fatto due acquisti e ve li faccio vedere a casa con calma, però già vi preparo. Ho preso Warden of the West Wind dei Windrose. Quando ho visto ho detto questo lo devo prendere adesso, perché se no non lo prendo più. E ho preso il CD degli Alestorm, Seventh Room of the Seventh Room, autografato, e il disco ai colori dell'Italia, per cui era da prendere assolutamente. Poi ve li faccio vedere, tanto sicuramente nel montaggio vedrete subito. Allora, parliamone. Questa volta non mi sono portato la fotocamera, sto registrando tutto da telefono. Volete sapere che ore sono? Ve lo dico subito. 8.39 di sera, sto andando a prendere il treno per andare a Roma e poi arriverò a Tiburtina e c'ho il Flixbus alle 11.30 e mi faccio il viaggio la notte e arriverò alle 9 a Milano. Come ottimizzare i tempi? Signori, sono arrivato a Tiburtina. Strano, via il treno la sera, cioè la sera per la disputa, ragazzi, Roma Termini, raga, la sera è brutta, mamma mia, lascia perde. Il treno, l'auto fa un'oretta, bel giretto e via. Essendo un assiduo frequentatore di Flixbus, mi sento in dovere in questo momento del video di darvi alcuni consigli che io stesso avrei dovuto rispettare, che non ho rispettato. Allora, partiamo con il primo e quell'altro consiglio ve lo do dopo, a fine video, perché a fine video vi racconto quello che è successo, perché è stato proprio la conclusione del viaggio, quello che, di cui tutti hanno paura, però ve lo dico dopo. Quello che avete visto pure a inizio video. Allora, come prima cosa vi ricordo che siccome dovete dormire sul Flix, si può dormire, signori, si può dormire, è molto comodo, però ricordatevi una cosa: quando andate a comprare il biglietto scegliete i posti e non prendete i posti in fondo. Qualsiasi posto va bene, ma mi raccomando, ricordatevi di scegliere i posti e di non prendere i 5 posti in fondo, perché raga, io mi sono dimenticato, anzi più che dimenticato non ci ho pensato, perché effettivamente non l'ho mai scelto i posti, ma sempre detto bene. Questa volta ho sperimentato il fatto di dormire in fondo al pullman ed è stato catastrofico. Ricordatevi che poi sarete tutto il giorno a Milano o comunque sia fuori, ricordatevi che dovete essere riposati e che probabilmente riprenderete l'auto anche la sera dopo, quindi cercate di essere riposati per il concerto. Io fortunatamente sì, non ho dormito benissimo, però ero riposato. L'importante è quello, l'importante è essere riposati. Altro consiglio che voglio darvi è: portatevi un cuscino di quelli che si mettono qua, così almeno potete dormire bene, e una benda di quelle per dormire, così raga. Questo è il kit base per la sopravvivenza del
viaggio di notte su Flixbus. Regà, 8 ore, 9 ore da solo, se possono fare, si possono fare tranquillamente. Non ci avete idea di quanto sia facile fare una cosa del genere, anche perché vi ricordo che dovete dormire. Non è così ammazzata come dicono tutti quanti. Vabbè, ovviamente se potete, il giorno dopo sarete tutto il giorno fuori. Io sono... ho avuto la fortuna di incontrare una persona. Ho passato praticamente tutto il giorno con lui. Per il resto vedete voi, insomma, poi quello che dovete fare. Ma l'importante è non stancarvi troppo, perché poi la sera ovviamente avete il concerto. Lo so, sembrano cose abbastanza basiche, però bisogna tenerle a mente. Fidatevi. Signori, sono le 9.33, sono a Milano. Ho già preso la metro e farò una bella tappetta e ve la faccio vedere. Allora signori, sono sceso a Porta Genova. Adesso mi dovrei incontrare con una persona e niente, dovremmo andare a fare una cavatina a un negozietto bello che spero di farvi vedere. Ma per quanto riguarda il viaggio, comunque mo vi racconto tutto. Il viaggio è stato abbastanza critico, poi l'ho fatto su Flixbus, e è stato critico solamente perché purtroppo c'avevo i posti che erano gli ultimi e non erano per niente comodi, anzi. Però vabbè, diciamo che sono riuscito a riposarmi, l'importante è quello. Allora raga, sono arrivato qua, anzi, no, non si gira, non posso dire, vabbè, siamo arrivati qui perché mi è venuto a raccattare, è chiuso e questo è un negozio, raga, spettacolare, però niente, c'era un sacco di roba figa che si poteva vedere, ma niente. Vabbè, prossima tappa? Un negozio di dischi. Andiamo a cercare. Andiamo a cercare i vinili. Andiamo. Signori, finalmente vedrò per la prima volta il Legend Live Club. E sinceramente sono abbastanza curioso. Sono al parchetto qua vicino. E finalmente. Svolta vedrò. Leggermente a destra. Finalmente potrò vedere Twilight Force, quello che mi interessa di più. Allora, raga, in poche parole, oggi volevo fare un po' di video, però come al solito mi sono trovato pieno di gente e quindi mi sentivo un po' in soggezione. Però sono stato praticamente tutto il giorno con quest'amico mio che avete visto e niente, se non ho fatto un giretto sui navigli, io adesso vado e sono arrivato. Ma signori, che cosa abbiamo lì? Il Legend Club, un Pullman, signori. Vado. San Donato, praticamente ci sto solo io, assurdo, follia, e fra poco dovrebbe arrivare l'autobus, speriamo bene perché, non lo so, mi sto un attimo. Tomorrow. Allora, sono a Roma Tiburtina, sono le 10:20 e appena arriverò a casa e monterò il video, vi racconto tutte le stronzate che ho fatto che non dovete fare. Bene? Bene, signori. Siamo arrivati alla conclusione del viaggio e siamo arrivati finalmente al consiglio, alla consiglio, più che altro l'accortezza
più importante che dovete tenere a mente, ovvero mi raccomando, quando controllate, quando fate i biglietti dell'autobus, regà, non è la prima volta che mi succede, eh? Pensate quanto io abbia imparato dagli errori. Quando fate i biglietti dell'autobus, ricordatevi di controllare bene la data. Ricordatevi, ricordatevelo che a mezzanotte scala il giorno. Che cosa è successo? Io ho preso il biglietto per venerdì per salire e stare su sabato mattina. Io sabato avrei fatto il concerto e sarei risceso per stare a Roma domenica. Qual è stato il problema? Il biglietto per scendere era datato per sabato a luna di notte a San Donato, quando in realtà l'orario giusto sì era luna, però sarebbe dovuto essere domenica, perché appunto a mezzanotte sarebbe scalato da sabato a domenica. Praticamente che cosa è successo? Me ne sono accorto per puro caso, pensate. Per puro caso, mentre ero lì a San Donato, abbasso il telefono, abbasso la tendina del telefono, così, tra tutte le notifiche che avevo, stavo così, e noto che invece di essere sabato, era domenica. Lo so, è una stronzata, e dici, mi dirai, Frank, grazie al cazzo. Sì, però non è la prima volta che mi succede, per cui se dovete fare una cosa del genere, stateci veramente attenti. E il problema questa volta è stato grosso, perché non essendo il pullman, non essendo a Lampugnano ma a San Donato, avevo la metro chiusa. Avevo la metro chiusa perché me ne sono accorto praticamente a 10 minuti a luna, e la metro chiude a mezzanotte e mezza. Non ho fatto in tempo ovviamente a prendere la metro, anche perché poi da San Donato avrei dovuto fare il cambio, visto che San Donato è metro gialla, Lampugnano è metro rossa, e calla che via, bella, mo come fai? Che fai? Insomma, che te inventi? Ho chiamato un taxi. A parte, regà, la strippa che ci ho avuto, perché praticamente il tempo passava e il taxi non arrivava, ci metteva 10 minuti per arrivare. Così io, con l'ansia che mi premeva, il tempo passava, avevo il tempo, proprio i minuti contati. Succede che praticamente arriva il taxi, erano le 2.10, l'1.10, io avevo il pullman da Lampugnano alle 2.30. L'1.10 arriva il pullman, il taxi, scusate, e mi dice, dove devi andare? A Lampugnano. E lui mi fa, a Lampugnano? È a Lampugnano? A Lampugnano? Praticamente mi resi conto che Lampugnano sta dall'altra parte di Milano. Mi sono partiti praticamente 45 euro di taxi per arrivare a prendere il pullman, più altri 20 euro di pullman. Quindi stateci veramente, veramente, veramente attenti, regà, perché poi va a finire così. Io, vabbè, fortunatamente c'ho due spicci da parte, perché non è che me li spendo tutti, però mi raccomando, non andate su coi soldi contati, perché pare che, porco cane, mia madre, cioè pare di sta a sentire le cose che mi dice mia madre o mia nonna. Oh, ce l'hai i soldi? Mi raccomando, di qua, di là. Poi succedono veramente queste cose, regà. Cioè, ve lo giuro, succedono. Stateci veramente attenti. E quindi, niente, sono arrivato a Lampugnano alle 2:20, erano all'1:40. Quando sono arrivato a Lampugnano, proprio tutta l'ansia mi è calata, perché ho fatto meno male. Cioè, in realtà, sono stato tranquillo quando sono salito sul pullman. Poi pure lì mi ha detto male, perché ho scelto il posto praticamente che stava davanti alla porta del pullman. Quindi che succede? Succede che praticamente tutta l'aria che mi arrivava dietro, sentivo un freddo cane che non ve lo immaginate, quando praticamente ci fermavamo o comunque
anche quando camminavamo faceva un freddo, perché poi erano i posti quelli per i portatori di handicap, e in poche parole erano comodissimi, per carità, erano comodissimi perché potevo praticamente allungare le gambe fino a dove volevo, però non avevo i riscaldamenti sopra, quindi sono dovuto fare tutto il viaggio del ritorno col giacchetto, col cappuccio, non avete idea di che roba. E arrivo a Roma, regà, è stato proprio... Oh, finalmente sto a casa, mamma mia. Tutto questo io non avevo mangiato la sera. Me ne sono dovuto andare via dal concerto, che non avevano neanche finito di suonare i Twilight Force. Però è veramente una bella esperienza, veramente, regà. Veramente, veramente tanto bella. Allora, visto che sono un po' tranquillo sul treno, vi racconto... come è andata ieri sera al concerto, come sono stati i gruppi, diciamo il reportage dei gruppi. Allora, primi a suonare Silver Bullet, devo dire un po' anonimi nel sound, però abbastanza bravi, dai, sound, diciamo che c'hanno il solito sound, tipo qua, insomma, manco se definirli power metal, comunque quello che lo senti tipo da 20 anni a sta parte, che dici sì, vabbè, che c'hanno uno di questi bravi, però cioè sul palco si sono comportati bene, per carità, poi magari c'è a chi piace quel tipo di sound, per cui quello classico, insomma, heavy metal classico, non erano heavy metal, vabbè, però erano power metal, quello classico basato sullo speed, insomma. Seven Spire, regà, ci sono rimasto perché praticamente un fottio di persone lì sono venuti per vedere loro e mi hanno detto, in poche parole, era il loro primo tour europeo, se non ho capito male, e sono rimasto abbastanza sconvolto, e infatti me l'hanno detto, guarda che la cantante è una bestia. E infatti sono rimasto abbastanza così, sconvolto dalla cantante, che è abbastanza, è forte, cioè non c'è niente da dire. E l'unico appunto che magari c'ho da dire, forse non l'ho capito io, ma io devo riascoltare in studio, e il sound è molto basato sul basso, almeno da quello che ho visto ieri, perché praticamente c'è un basso e una chitarra, ma la chitarra praticamente gli faceva da accompagnamento al basso, perché si sentiva solo quello. Però vorrei risentirmi in studio, perché vorrei che fosse colpa del sound che avevamo lì a Legend. Per quanto riguarda i Twilight Force, raga, non c'è niente da dire. Cioè veramente, io, guarda, ve lo dico proprio tranquillamente, se fosse che risuonavano stasera a Legend, io sarei ripartito un'altra volta, vanno a Milano proprio a mani basse. Mi sarei rifatto tutta quanta la trafila che ho fatto. E bellissimi, raga, proprio belli, belli, belli. E mamma mia, sono un sacco coinvolgenti, ma belli da vedere sul palco, ma quanto sono belli, raga. Poi io, raga, io per loro veramente farei di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a godermelo, perché mi sono perso l'ultima canzone, andando a prendere la metro, perché c'avevo paura di perdere l'auto, e ci è mancato poco. Poi vi racconto bene. Twilight Force, raga, fidatevi. Se vi piace il power metal, se vi piacciono, andatevi a vedere, perché sono fantastici, fantastici. Ricapitolando, andiamo adesso a parlare dei costi, perché in tutto il video giustamente non ho ancora parlato di quanto io abbia speso per questa trasferta, anzi queste due trasferte. Allora, per quanto riguarda la prima trasferta, possiamo trovare come costi fissi, vi metto sulle costi fissi, il biglietto del concerto, che è costato 45 euro, il biglietto del treno andata e ritorno, che mi sono costati 19,90 e 19,90 con Italo, quindi praticamente niente,
la stanza dell'ostello 31 euro, e se non sbaglio, confermatemi voi che vivete a Milano, il biglietto giornaliero per quanto per la metro per spostarmi costa 7 euro, se non mi sbaglio costava così, arrivando a pagare un totale di 130 euro per quanto riguarda la prima trasferta. Ora ho tolto i costi del pranzo, della colazione, non li ho calcolati perché effettivamente non mi ricordo ora quanto ho speso, però ricordatevi più o meno ci dovete aggiungere quei soldi, ma dipende sempre dove andate, a meno che non volete sfondarvi da mangiare ci saranno sì e no sopra altri 20 euro, arriveremo a 150. Per quanto riguarda la trasferta dei Twilight Force, andiamo a pagare ancora di meno, perché il biglietto per entrare a Legend è costato 22 euro. I biglietti per i Pullman mi sono costati 10 euro e 10 euro, quindi altri 20 euro andata e ritorno, più altri 7 euro per quanto riguarda il biglietto della metro. Ora, dovete metterci sopra sempre soldi per mangiare. Io non ho mangiato la sera, lasciamo perdere, non lo fate. Però io sono arrivato a spendere, se non ci fossero stati intoppi, un totale di 49 euro. Ma alla fine, purtroppo, ho dovuto spendere 114 euro, perché ci ho aggiunto altri 20 euro di pullman e 45 euro di taxi. E questo è tutto, insomma. Signori, siamo arrivati alla fine di questo video, finalmente. Finalmente, vabbè. Spero che vi sia piaciuto, in primis. Spero, tra tutte le cose scontate, insomma, che ho detto, che però vi tornino utili se doveste affrontare una trasferta. E spero soprattutto di aver invogliato qualcuno di voi e di aver soprattutto ispirato qualcuno di voi con questi miei viaggi a fare queste trasferte, a non farsi buttare giù dal fatto che si è soli, oppure che una trasferta deve essere per forza dispendiosa di soldi, quando in realtà non è così, come avete potuto vedere. Se si riescono ad ottimizzare i tempi e a trovare le offerte giuste, si può fare ovviamente una trasferta in modo economico e nel modo giusto, ecco. Io, signori, spero che con questo video, veramente, di essere stato di ispirazione e di farvi alzare quel culo che tante volte noi siamo qui e diciamo: ma perché non vengono a Milano, perché non vengono a Roma, perché non vengono qua, perché non vengono là. Di scuse, regà, ne ho sentite tantissime nella vita, e anche per quanto riguarda i concerti qui a Roma, io mi sento tante volte dire: ma io domani lavoro, ma io domani mi devo svegliare alle 5 di mattina. Poi vai al traffic e vedi tutta la gente che ti dice le stesse cose, però ci sta. Però sta lì al traffic a vedersi il concerto. Stessa cosa a Milano. Voglio dire, regà, alzate quel cavolo di culo. Quando poi ti dici, quando ti senti di no, io domani non vengo e mi devo svegliare presto, poi al traffic ti senti quello che dice: oh, mi tocca andare via perché domani mi devo svegliare alle 6. Applauso per te che sei venuto. No, come quell'altri che se ne stanno a casa perché mi ha fanno alzarsi la mattina. Signori, veramente, vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Un grazie enorme a tutti voi per continuare a seguirmi, insomma. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, un commento. Se volete, appunto, approfondire qualcosina, fatemi sapere quello che vi è piaciuto di questo video con un commento. E se non siete ancora iscritti e vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi, così non vi perdete i prossimi video che usciranno, anche perché i prossimi saranno veramente delle bombe atomiche. E niente, ragazzi, vi saluto e vi rimando a un prossimo contenuto. Ciao a tutti.